Due incidenti stradali mortali a breve distanza di tempo l'uno dall'altro ieri sera nel Pistoiese, dove si è abbattuto il maltempo con piogge insistenti che hanno reso l'asfalto particolarmente sdrucciolevole. E questa potrebbe essere la causa di entrambi. Nel primo incidente avvenuto intorno alle 19:30 nei pressi di Cireglio, sulle colline pistoiesi, ha perso la vita Gianluigi Parenti, 74 anni, noto nel mondo del ciclismo, era direttore sportivo, coordinatore tecnico e team manager dell'Etruria Team Sestese Amore e Vita, con sede a Signa, dove abitava, mentre scendeva in direzione Pistoia a bordo della sua Mercedes. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto, finendo contro il muro di una casa e poi contro un'auto in sosta. Tempestivo l'intervento dei soccorsi, allertati dai residenti dell'abitazione, ma per lui non c'è stato niente da fare. Nel secondo incidente, avvenuto intorno alle 21:30 nel comune di Agliana, in via De Gasperi, nei pressi del supermercato MD, ha perso la vita Ivan Nicolai, 29 anni, di Quarrata. Secondo le prime ricostruzioni, Nicolai, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada in un fossetto adiacente a un vivaio che si trova dalla parte opposta all'ingresso del supermercato. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Agliana, ma purtroppo la squadra dei soccorritori non ha potuto fare niente per salvarlo, avendo trovato il giovane già senza vita. Il 29enne era intrappolato nell'auto, che si presentava notevolmente danneggiata nella parte anteriore, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il corpo incastrato nell'abitacolo, un'operazione piuttosto complicata che si è conclusa a tarda notte. Secondo quanto riportato, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente.